Grazie al Presidente Costa, il Sindaco ha rotto le scatole per un bel po' di tempo per chiedere questi autobus, perché facciamo un passo in avanti. Ricordo che la città di Udine ha autobus già ecologicamente avanzati, perché sono tutti alimentati a metano, però volevamo che noi avere gli autobus elettrici e sono arrivati. Eccoli qua, made in China, che ormai i cinesi sono i primi nel mondo per quanto riguarda l'alimentazione elettrica. Prendiamo atto della loro tecnologia, di questi mezzi moderni, efficaci per l'ambiente, di dimensioni contenute. Non serve avere grandi autobus per passare nel centro storico dopo che abbiamo sistemato tra l'altro le pavimentazioni, abbiamo rifatto tutti i porfidi perché erano tutti malmessi, e quindi con questi mezzi, che non hanno un peso eccessivo rispetto agli altri, riusciamo anche a non scassare così le strade. Ma l'importante è avere mezzi elettrici per dare un nuovo servizio alla gente e farli viaggiare su quello che secondo me sarà il futuro per tutti, perché ormai le macchine elettriche stanno facendo un po' da padrona così nelle scelte anche degli automobilisti. È una scelta importante perché rispetto all'ambiente andiamo a tutelare senz'altro la qualità dell'aria, ed è un impegno che stiamo portando avanti in tanti settori, dalla raccolta differenziata spinta ai boschi urbani agli autobus elettrici. Sono tutti modi per portare la qualità dell'aria sempre migliore nella città di Udine. Quindi il trasporto pubblico è una cosa importante. Ripristiniamo un servizio in centro storico, transitando da via Manin, via Vittorio Veneto, via Aquileia, quindi le vie più importanti della nostra città, vie anche dedicate allo shopping, agli acquisti, potendo arrivare, come si arrivava una volta, con i mezzi pubblici, in questo caso con gli autobus elettrici. Quindi grazie a tutti coloro che ci hanno dato una mano, in particolare alla Regione, che ci ha aiutato molto. Signor Sindaco, buongiorno a tutti, grazie a Riva, grazie al Presidente Costa, grazie a Daniele Semplice per essere qui. Oggi vi porto il saluto del Presidente della Regione, Massimiliano Fedriga. Sono accompagnata dal Dottor Marco Padrini della Direzione Infrastrutture, e oggi siamo qui per dire che Udine finalmente e per prima inaugura la prima linea elettrica della Regione, che attraversa il cuore della città di Udine, e quindi è un messaggio veramente impattante in senso positivo e di esempio anche per altre municipalità. È un percorso quello che abbiamo avviato oggi qui a Udine, che vedrà sicuramente coinvolti anche gli altri capoluoghi della regione, ed è un percorso che porta avanti la linea dell'amministrazione regionale d'intesa e di concerto con il TPL regionale, per fare in modo che ci sia una sostenibilità ambientale nei mezzi utilizzati. Rimane un dato dolente che io non volevo sottolineare, ma l'ha rappresentato il sindaco: sono made in China questi auto. Autobus. Non è certo colpa di nessuno, ma è una riflessione, uno spunto che voglio offrire a tutti noi, che è questo: noi, oltre a puntare, a mirare ad ottenere la transizione ecologica, dobbiamo anche avere un'autosufficienza dal punto di vista della produzione. Quindi in via, come dire, collaborativa, guardando l'Italia e guardando soprattutto il sistema Europa, dobbiamo anche interrogarci su quali politiche industriali vogliamo garantire su questo territorio, soprattutto alla luce dell'aumento dei costi delle materie prime, che ci hanno costretto a rivedere ancora una volta le nostre priorità. La Regione, come ricordava il Sindaco, abbiamo licenziato la finanziaria la settimana scorsa. Per il TPL regionale ci sono due azioni importanti: una che riguarda appunto il mondo del TPL, quindi degli operatori e degli autisti, con 3 milioni di euro per abbattere il costo delle materie prime in termini di carburante in particolare, ed anche con 400 mila euro per favorire le patenti CQC, le specializzazioni degli autisti stessi. E poi sul lato degli utenti abbiamo inserito una novità che è stata voluta fortemente dal Presidente Fedriga, ovvero sia
sia quella di garantire lo sconto del 50% sui biglietti di trasporto pubblico locale per le persone che hanno più di 65 anni. Una misura che si abbina a quanto avevamo già fatto appunto fin dall'inizio della legislatura con il trasporto pubblico per i giovani e che quindi vuole essere un messaggio sempre di più utile per avvicinare le persone al trasporto pubblico locale.